Ciao a tutti, questo video non era previsto, ma devo farlo perché in questi 2 giorni ho ricevuto 2 magnifiche sorprese da 2 ragazze, veramente, con un cuore così. Sto parlando di Stefania e Cristina. Adesso vi farò vedere tutto quello che ho ricevuto praticamente soltanto qualche minuto fa e subito dopo quello che ho ricevuto ieri. Allora, cominciamo con un regalo a sorpresa che ho ricevuto da Cristina. Cristina è una ragazza che ha un canale qua su YouTube, una ragazza molto simpatica, tra l'altro. Andate a vedere il suo canale si chiama Le Creazioni di Poi c'è un 3, Stina, quindi si chiama Cristina. Comunque vi scriverò l'indirizzo nell'info box. Fa tutorial, mostra le sue creazioni, fa un po'. Insomma, il suo canale è impostato un po' come il mio, ecco. Ed è comunque molto conosciuto come canale, perché fa delle cose veramente molto molto belle. Tra l'altro, scusate, apro anche una piccola parentesi di autopromozione, vi prego non me ne vogliate, è una cosa che generalmente non faccio, però sia io che appunto Cristina che anche altre ragazze qua su YouTube o su Facebook o comunque tante altre ragazze italiane stiamo partecipando insieme anche appunto a ragazze straniere a un concorso sul sito per Zenko. Il concorso si chiama Masterbead, forse avrete già sentito parlare su Facebook o comunque da altri video di altre ragazze. Abbiamo ricevuto un kit di perline materiale e abbiamo assemblato, ognuno di noi ha assemblato appunto una creazione stando al suo gusto, e sono state appunto queste creazioni pubblicate sul sito per Zenko e attualmente sono in atto le votazioni. Se avete voglia di fare un giro, potete anche votare le creazioni, che non devono per forza essere la mia o quella, insomma, se avete voglia di fare un giro per curiosare, vedere che cosa abbiamo combinato e dare le vostre preferenze alle creazioni appunto che vi piacciono di più, potete farlo, potete dare più di un voto, anche votare per tutte le creazioni, l'importante ovviamente è dare un voto per ciascuna creazione. Quindi se volete vedere cosa abbiamo combinato io, Cristina e le altre ragazze, andate a fare un salto su Per Zenko. Chiudo la parentesi e torniamo perché voglio farvi vedere la sorpresona che ho ricevuto oggi. Ha suonato il corriere, io non aspettavo nulla, quindi sorpresona mega. Mi ha dato questo pacchettino, all'inizio pensavo fosse qualcosa per Silvio, mio marito, ma invece era proprio per me. E quando ho letto il mittente ho capito subito che all'interno si sarebbe nascosto appunto un tesoro, e infatti è così. Quello che vedete inquadrato adesso è il bigliettino, che ovviamente è piegato a metà, tutto fustellato nei bordi, penso l'abbia fatto lei, una cosa molto carina, questa di decorare con lo scrapbooking, penso si chiami così. Io sto vedendo sempre più video sul tubo in merito a quest'arte, vorrei saperne un po' di più. Comunque, bellissimo il bigliettino. All'interno cosa ho trovato? All'interno del pacchetto vi faccio una panoramica, tutte queste cose qui, e adesso vi faccio vedere bene nel dettaglio. Come prima cosa c'era questo, che praticamente è la trottolina in fila perline. La Cria mi ha scritto che praticamente ha pensato a me quando l'ha vista, visto che comunque mi piace lavorare a crochet con le perline, e ha deciso di regalarmene appunto uno. All'interno della confezione c'è la trottolina, che è questa, poi c'è anche un sacchetto di rocaille e l'ago, che come potete vedere è curvo. Perché come funziona questo aggeggio? Praticamente si versano le perline all'interno della trottola, poi l'ago ricurvo ovviamente va collegato al filo, si mette obliquamente all'interno della trottola e poi praticamente si fa girare così in modo che le perline entrino velocemente all'interno dell'ago, scusate, entrino velocemente sull'ago e quindi sul filo. Quindi lo voglio provare il prima possibile e veramente ti ringrazio tantissimo perché è un oggetto sicuramente molto utile. Ovviamente non si è fermata qui come avete potuto vedere, ma mi hanno dato anche tantissime altre cose. Tutta questa serie qua di coppette che utilizzo tanto appunto anche per il crochet, per rifinire le mie creazioni, sono veramente molto carine. Ci sono queste qui che sono profonde, tipo conetto proprio, no, ma più che conetto, proprio delle coppette molto profonde. E queste qui invece tutte decorate, molto carine, tutte quante in colore argento. Tra l'altro vanno via, cioè le faccio fuori in maniera
colossale, quindi vanno benissimo, sono capitate a fagiolo, come si suol dire. Poi ci sono queste bellissime che non avevo di legno, sono delle olivone di legno che sicuramente rivestirò, penso per farne una collana perché sono belle grosse, o per fare magari un ciondolo capriccio un po' più allungato, adesso vedremo un attimino. Comunque sono molto belle, molto ben rifinite. Poi mi ha regalato, mi ha donato questo cabochon qui, che purtroppo con la luce della mia sono in sala in questo momento, c'è una luce pessima, purtroppo vivo in una panoramica. Praticamente lì in fondo sì, c'è la luce della finestra, però c'è il tavolino che non è molto comodo per le riprese, per cui mi sono messa qua, c'è una finestra, ma essendoci la tenda, non. Insomma, vabbè, la luce è quella che è e quindi non si riesce bene a vedere. Vabbè, io divago sempre nei miei video perché la gente, secondo me, dopo un po' che vado avanti e indietro con questa telecamera, gli viene da vomitare. Allora, è un cabochon soft touch, di quelli che praticamente in teoria con lo spostarsi della luce dovrebbero riflettere. Si vede qualcosa? Io lo vedo d'occhio nudo, però ho paura che non si veda con la telecamera. Comunque sono stata molto felice di riceverlo perché non ne ho mai visto uno ed ero proprio curiosa di vedere come fossero dal vivo e devo dire che sono veramente bellissimi. Credo che l'abbia preso, forse avevo visto una sua review su un sito tedesco, se non sbaglio, che li vendeva. Mi sa che andrò a farci un giro perché devo dire che mi piace veramente tanto. Poi, scusa, nel frattempo passano ambulanze qui anche, ma ok. Queste qui io mi sono innamorata, devo assolutamente scoprire cosa sono. Criti, prego, dimmelo perché non ho mai visto delle pietre così fighe in vita mia. Cioè, sono stranissime, vedete, hanno tutti i pezzetti colorati all'interno di pietre, sembra tutto un putpurrì di pietre e gemme. Che saranno? Non lo so. So che sono veramente spettacolari e sicuramente ci farò un ciondolo utilizzando entrambe, visto che c'è anche questa bella gocciolona qua. Poi c'è la mia amatissima Angelite, che bello, guardate, è favoloso. Cioè, l'Angelite ha delle sfumature che vanno dall'azzurro al bianco, che secondo me sono una roba, io la amo, è una delle mie preferite. Ed è forata, ma io la userò sicuramente per incastonarla, ci farò un ciondolo, è proprio molto bella. E poi anche queste tre qua, che a vederle così sembrano quasi di marmo, granito, non saprei nemmeno io che cosa possano essere. Comunque sono molto belle e le voglio usare per un'eventuale lavorazione all'embroidery, perché secondo me si prestano molto, però magari anche incastonate come semplici ciondoli, magari queste qui utilizzando dei color oro, bronzo, forse più bronzo che oro, secondo me verrebbero proprio dei bei ciondoli. E mi sono piaciute veramente tanto. Poi mi ha regalato questo sacchettino pieno zeppo, pieno, non so quanti saranno, ma sono veramente tanti, mezzi cristalli, tra l'altro dimensione 3, che vanno via come il pane a casa mia, si può dire che vanno via più i mezzi cristalli da 3 che il pane, e sono anche nelle colorazioni che uso, una delle colorazioni che uso di più, ovvero quella che assomiglia alla colorazione Swarovski Calco Matte Argent Light, quelle che sono un po' trasparenti e un po' argentate. Belli, grazie, veramente un regalone assurdo. Poi questi cabochon qua in resina, le donnine su Cameo, questi qui penso che ci farò un paio di orecchini, visto che sono identici e sono anche abbastanza piccoletti, quindi penso che ci venga fuori un bel paio di orecchini, però anche un anello magari. Secondo voi? Un anello. Mo ci elaboro un po' sta cosa, l'elaboro un po' e poi decido. E poi questo qua più grande che sicuramente ci farò un ciondolo. Poi ci sono questi bellissimi elementi in metallo, queste due farfalle che userò per fare degli orecchini. Queste bellissime medagliette con i gufi e il cuoricino sono favolosi, troppo belli. E anche qua penso, anzi, in realtà qui pensavo di incastonarli e farci appunto dei pendenti per orecchino. Adesso vedremo un attimino cosa mi ispira a fare. E poi questo bel
ciambellotto qui pieno di cuoricini che ovviamente userò come elemento per una collana. E questo è tutto il ben di Dio che mi ha regalato, davvero, io non so proprio come ringraziarla, è stata proprio una sorpresona e guarda, Chris, spero di riuscire a ricambiare quanto prima la tua gentilezza. Intanto ti mando un bacione. Ciao, Chris. Un altro regalone l'ho ricevuto ieri dalla Stefi, che è una ragazza dolcissima, io mi ci sono affezionata veramente tanto, l'ho conosciuta tramite Facebook, anche lei fa delle creazioni straordinarie, io le ammiro appunto su Facebook, non mi ricordo se abbia o meno anche un canale su YouTube, glielo chiederò e al limite poi lo inserirò qui sotto, ma fa veramente dei lavori spettacolari. E appunto è stato ammirando i suoi lavori che io notai questa forbicina qua. Non era proprio uguale a questa, ma simile, con la fatina, veramente, veramente troppo, troppo carina, me ne sono innamorata e lei, siccome ha un cuore grosso così, ha deciso di regalarne una anche a me. E quindi io sapevo già che mi sarebbe dovuta arrivare questa fatina, che tra l'altro guardate che carina, cioè i lineamenti della fatina, sembra una Barbie. No, è più bella ancora della Barbie, poi è mora. Viva le more, adesso mi attirerò l'ira delle bionde, aiuto. E guardate dietro, ha i capelli lunghi anche dietro, praticamente una forbicina bellissima. Cioè, avevo i capelli anch'io così quando avevo l'extension, vabbè, non divaghiamo. Quindi io aspettavo questa forbicina favolosa, anche perché io ne ho una veramente sfigatissima, che ormai si è persa la punta nei secoli dei secoli praticamente. Quando c'è la mia amica Vittoria che viene qua per ordinare, la prima cosa che infila nella borsa è la forbice perché è disperata. Se mi prende per il culo, posso dirlo? Lei mi prende per il culo, per la forbice e per gli aghi, perché io utilizzo degli aghi lunghissimi, lunghissimissimi, perché mi trovo bene con quelli. Ho cominciato con quelli anni fa quando ho cominciato il peyote e non riesco a utilizzare gli altri. Sono gli aghi che vende Bricolart, praticamente sono quelli più lunghi che ha, gli aghi per Miyuki, quelli giganteschi, insomma. E allora lei mi prende per il culo per gli aghi e per le forbici che non vanno. Adesso almeno abbiamo risolto la questione forbici. E appunto, come vi dicevo, mi aspettavo questo, e invece mi ha mandato tutta sta marea di cose. Guardate, anche lei, adesso vi faccio vedere tutto. Volevo cominciare con, a parte le forbici che vi ho già fatto vedere, bellissime, con questi orecchini qua, troppo belli, fatti con le twin. Mi sembra che sia uno schema di LA2, non vorrei dire una cavolata, Lady Fan, una roba del genere, credo. Comunque, belli, 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 veramente, cioè, mi sono piaciuti un sacco e mi sa che li rifarò, sono troppo belli. Poi mi ha mandato questa chiusura qua, che mi piace un sacco, io le utilizzo sia per i bracciali, quando ad esempio faccio le palline rivestite a peyote o con gli Swarovski, mi piace utilizzare questo tipo di chiusura perché mi sembra che renda più ricco il bracciale e quindi la ringrazio tanto. Queste coppette qui, come vi ho detto prima, anche, me le ha mandate anche la Cri, io le utilizzo tanto, quindi mi hanno veramente messo a posto per un bel po' tra tutte e due, grazie veramente. E queste qui sono sia in color argento che color oro. Poi mi ha mandato queste bellissime madreperla, questi dischi qua, sia in verde che in viola. Viola, tra l'altro, è il mio colore preferito insieme al nero, al blu. Quindi mi piacciono veramente un sacco, anche le verdi. Sono molto, molto primaverili, diciamo, e le utilizzerò presto per farci qualcosina di carino per l'estate. Poi mi ha regalato queste belle stelline marine che mi fanno appunto venire in mente il mare, eccetera. Le userò come charms per un braccialetto. Scusate la voce, ma la sto perdendo per strada. Poi mi ha regalato queste belle basi qua per orecchini, tutte filigranate, altra creazione che mi farò per l'estate. Queste strane perle molto carine, che fatte tipo piramide doppia, sembra una piramide azteca, che userò per fare un bracciale. Questi bellissimi intercalari pieni di strass, fatti un po' a botticella, sono veramente molto molto luccicanti e bellissimi e penserò poi a come utilizzarli.
Poi guardate quante sfere, cabochon, semisfere di legno, tutto da rivestire, ne ho qua di lavoro da fare, mamma mia, anche lei mi ha mandato queste olive qui, mi piacciono un sacco come forma e ho già in mente cosa farci. Poi guardate che carina, questa è la mia iniziale in legno calamitata, che so già dove andare ad appiccicare dopo, appena finito il video la vado ad apporre. Poi queste due bellissime basi per anello in color oro che non avevo, tra l'altro perché le ho tutte color argento, quindi sono capitate a pennello, grazie, grazie mille. Poi mi ha regalato questo portachiavi qua, questo moschettone grande per portachiavi e tutte queste bellissime sfere in vetro color ambra, veramente belle. Sono vetro, cristallo, non so. Comunque sono bellissime e sono tantissime, come potete vedere. E poi c'era anche questo sacchettino carinissimo con le mollettine coccinellose, portafortuna sicuramente. E ovviamente anche lei una bellissima letterina che mi ha fatto commuovere. Io veramente non so cosa dire, cioè, ragazze, io mi sento veramente in debito con voi e spero quanto prima di poter ricambiare con affetto il gesto così carino che avete avuto nei miei confronti, soprattutto in un periodo che per me non è bellissimo. Quando arriva il mese di maggio, diciamo che no, che vado in depressione, però boh, ho brutti ricordi, quindi diciamo che queste sorprese mi tirano sul morale, dai. E quindi io vi ringrazio, vi do un bacione enorme e niente, alla prossima. Ciao, ciao a tutti.